Lo scultore marchigiano per vocazione e formazione, Eliseo Mattiacci, ha ricevuto il premio Svobo dal talento artistico e creativo conferitogli dall'Accademia di Belle Arti di Macerata. Un omaggio all'artista, ma anche alla regione. Assessore, un premio Svoboda che quest'anno va a un grande artista che rende omaggio non solo a Macerata ma anche a tutta la regione. Proprio così, io penso che l'esperienza del maestro Mattiacci sia quella di un grande marchigiano che segna, diciamo, in maniera coraggiosa un esordio appena ventenne, fuggendo da Cagli, che era l'equivalente del nativo borgo selvaggio leopardiano. E quindi un duplice piacere venire a omaggiare il maestro Mattiacci da un punto di vista artistico, perché è una delle presenze più eminenti che ha lasciato tracce notevoli nella storia dell'arte contemporanea. Dall'altra, quella dell'avventura di un giovane che parte, lascia una piccola regione, un piccolo paese, ma non dimentica le sue radici, torna e feconda, fertilizza, diciamo, di questa sua esperienza la terra che l'aveva, diciamo, in qualche maniera generato. Quindi è un messaggio d'ottimismo quello che stamattina si vuole cogliere, che noi abbiamo cercato appunto di sottolineare. Ma ricordiamo i motivi per cui è stata conferita questa laurea honoris causa. Per l'eccezionalità di quest'artista, di questo grande maestro marchigiano che è il fautore di un'idea, di un lavoro basato soprattutto, oltre che sui materiali, ma sulla libertà, il concetto di libertà. E per noi è stato un grande onore inaugurare questa nuova stagione dell'Accademia di Belle Arti, la 42esima della sua fondazione. Con questo grande personaggio che ha dato lustro alle Marche e soprattutto appunto è un grandissimo maestro. Un'occasione anche per far vedere la nuova vita della Svoboda. Sì, beh, questa è solamente una parte del rinnovamento che è in atto in questa accademia perché ci sono altre sedi e altri locali che stanno prendendo o hanno iniziato già i lavori di ripristino. Ci saranno altre mostre, porteremo nelle Marche dei grandi artisti e diventerà forse anche le Marche avranno un aspetto meno estromesso dai grandi circuiti dell'arte. Nel nostro piccolo vogliamo portare anche qui una nuova ventata che abbia queste connotazioni artistiche. Un riconoscimento che attesta anche l'importanza che svolge l'Accademia nella vita degli artisti e nella società in generale. E ci ricorda di quanto spazio ha bisogno un giovane, un artista, è per questo che l'Accademia, per dirla con Jobs, è proprio affamata di spazi e se li sta conquistando, compresa la sala di oggi che avete solo intravisto e poi tutte le altre aperture, se li sta conquistando sul campo, in trincea, quasi a ricordare i 100 anni della Prima Guerra Mondiale. E siamo fieri di quello che portiamo a casa sul piano non solo amministrativo, ma anche sul piano proprio ideale, culturale e, dalle opere che abbiamo visto, sul piano filosofico. La cultura non viene fatta altrove, cerchiamo di farla qui, non vogliamo avere l'esclusiva di questa forma di educazione. La nostra formazione non è l'unica sul versante artistico, ma è cruciale, è determinante e se gode di buona salute l'Accademia, buona salute la società. Ad omaggiare l'artista c'era anche lo storico dell'arte Bruno Corà. Credo che oggi sia stata conferita questa honoris causa a un autentico maestro, oltretutto marchigiano, quindi la sua terra gli riconosce la grandezza che già la critica d'arte, il collezionismo internazionale, i musei gli hanno già riconosciuto. Quindi oggi è un meritato premio, riconoscimento ad una carriera che ha ancora molti, mezzi e anche molti nuovi appuntamenti da dover soddisfare. In qualità di direttore di questa Accademia di Belle Arti, vista la delibera con votazione unanime del Consiglio accademico del 22 settembre del 2014, conferisco a lei, maestro Mattiacci, il titolo onorario accademico di questa Accademia di Belle Arti. Salve!